Annali di Zarbi, libro quarto, pagina sacra, capitolo 36. Mi ero ripromesso pochi capitoli fa, ma poi me ne sono dimenticato, di rendervi ragione di una strana domanda che il figlio di Rubin mi fece per accertarsi che io fossi proprio io, e cioè, chi vinse gli ultimi cavalli di Mesco? Una domanda sibillina per chi non avesse abitato a Zarubi negli anni fra il 1230 e il 1245. Nel secondo libro, se non ricordo male, ho narrato dei tornei che organizzavamo, ma due volte l'anno, ad aprile e a fine settembre, organizzavamo anche una gara che Thomas chiamava con voce italiana Palio, ma che a tutti noi era nota come i cavalli di Mesco. Fra i beni che la nostra terra produceva, infatti, i cavalli erano fra i più prestigiosi, anche se venderli non era mai facile a causa di un certo sospetto che la loro talvolta bizzarra costituzione produceva nei potenziali acquirenti. Il nostro principale allevatore era Mesco, che fin dal primo arrivo dei Mongoli aveva avviato audaci incroci, alcuni felici, altri fallimentari, creando accanto alle razze che manteneva pure vari filoni di sangue misto. L'insaziabile fervore di Mesco, incrociatosi con quello non meno vivace di Thomas, portò a un abnorme espandersi degli allevamenti, per i quali fece le spese la foresta degli Angeli, scorciata e stretta per ampliare le minime radure che già i nostri sgradevoli vicini orientali avevano in qualche modo sottratto al suo dominio. Oltre allo spiano di Studienka e alla valletta di Bukova, ci riuscì di fare spazio ai cavalli nella zona dove era stato il campo principale dei Mongoli, a ridosso delle paludi che accompagnavano il fluire della Malina nella Rudava, e fra il villaggio di Kuti e quello di Kari. Fra i quattro allevamenti, che pure erano supervisionati dallo stesso Mesco, non tardò a svilupparsi una certa rivalità che andava a sommarsi a quella che tradizionalmente contrapponeva i villaggi del nord, germanizzati, a quelli del sud, di più radicate tradizioni ungheresi. I maggiori problemi si avevano negli allevamenti a sud, dove gli esperti allevatori provenienti da Studienka venivano spesso alle mani con i pochi tartari sopravvissuti al disastro e con i boriosi stallieri di Stupava. Essendoci poi stato qualche morto di mezzo a causa della guerra di pochi anni prima, i guai che l'insediamento procurava erano ben maggiori dei vantaggi. Gli allevamenti di Kuti, inoltre, stavano sviluppando un'acuta antipatia per quelli di Studienka, a loro vedere troppo innovativi, troppo sicuri di sé, troppo sussiegosi nel loro presumere di sapere tutto di razze e monte. I cavalli di Kuti erano già di per sé di buona razza e, dicevano, non era il caso di imbastardirla con esperimenti dubbi, perché talvolta un primo successo segue una catena di impreviste conseguenze e un buon incrocio può produrre pessime riuscite alla generazione successiva. Su Kuti Mesco non aveva potere, né più né meno che sul campo sud, ma a lui spettava, in base agli accordi di guerra presi con Richero, il controllo su tutti gli allevamenti della zona. A sud le cose peggiorarono, ovviamente, dopo la morte di Richero. Le zone di allevamento erano ai margini del feudo di Stupava e lontane dal controllo diretto di Zarubi. I figli di Richero, due inutili scapestrati, non potevano rinunciare al vantaggio che gli veniva dal mercato di cavalli di Studienka, dove si strappavano i migliori prezzi sul mercato grazie al prestigio di Mesco, ma non tolleravano che un cavaliere del nord, peraltro di bassissime origini, venisse a mettere il naso negli affari, fossero pure solo affari di equini. Di anno in anno, anzi, di mese in mese, le cose peggioravano. Le corse del palio furono la soluzione che Tommaso offrì per incanalare le rivalità in un agone ludico. Come sapete, Tommaso era un uomo di città, avendo vissuto a Parigi prima e a Bologna poi, e avendo molto viaggiato fra i comuni italiani per motivi di giurisprudenza. Gli risultava naturale imitare alcune delle esperienze dei comuni italiani per riportarle al nostro mondo contadino, facendo tutto ovviamente più in piccolo, ma soddisfacendo quel bisogno di modernità che, quasi ignoto fino ad allora nei lembi occidentali dell'Ungheria, per non parlare di quelli orientali, essi del tutto avulsi, giungeva con i mercanti tedeschi e boemi e si insediava con i numerosi artigiani attratti da rose e prospettive di far soldi in fretta e in quantità
nel nostro piccolo mondo agitato. Nelle città italiane, ci raccontava, il palio si correva quasi ovunque, su cavalli più spesso, ma anche su asini o bufali a Pistoia, Perugia, Città di Castello e Norcia, nella stessa Bologna e a Siena per la vigilia di Santa Marta di metà agosto e più recentemente a Verona per ricordare le vittorie di Ezzelino da Romano. E lì si correva a piedi, uomini e donne, e poi sugli asini e poi sui cavalli. Ogni città ha le sue regole e queste regole sono rigorose e rituali, quasi come quelle di una liturgia sacra. Si specifica talvolta che le cavalle non possono partecipare insieme ai cavalli, che chi abita lungo il percorso del palio tenga sgombra la strada da legname immondizie, che si iscrivano i cavalli e non si sostituiscano prima della corsa, che nessuno osi intralciare la partenza né il regolare andamento, se vincitore sia il cavaliere o il cavallo, decisioni disparimenti assunte nelle diverse città, quale sia il percorso fra le vie cittadine o nelle piazze, cosa aspetti al vincitore e chi debba offrire il dono, che spesso è appunto il palio, un drappo riccamente decorato, ma talvolta altri oggetti o beni. Intorno al palio, in certe città, ruota tutto il mondo delle rivalità fra quartieri, fra corporazioni o fra parrocchie, e la vittoria al palio equivale quasi a una vittoria militare, proprio come in un torneo cavalleresco, con la differenza che il palio ha una connotazione più popolare e le passioni si accendono non per un campione, sebbene certi aurighi, agitatores, direbbe Isidoro, diventino idoli delle folle, almeno finché per denaro non cambino casacca, ma per il proprio sestiere, contrada, patrono, stemma araldico. Se i litigiosi cittadini italiani, che quotidianamente si pestano i piedi nelle strette viuzze dei borghi, riescono a sfogare i loro rancori affidandoli un paio di volte l'anno a una corsa equestre, quanto più, pensò Tommaso, il risultato si poteva ottenere delle nostre più diradate terre. Fissò due date, una alle erogazioni maggiori, l'altra alla festa dei Santi Angeli Custodi. Il palio delle erogazioni si correva nella valletta di Vukova, quello degli Angeli Custodi a Malacchi. Alcuni problemi si dovettero affrontare fin da subito. In particolare, in un'area rurale dove non c'erano contrade né quartieri né corporazioni organizzate né tantomeno parrocchie, perché per ogni villaggio una chiesa bastava ed avanzava, chi avrebbe pagato l'ingaggio del cavallo e del cavaliere? E cosa avrebbe spinto la gente a simpatizzare per l'uno piuttosto che per l'altro? Non si doveva poi perdere di vista il fatto che il palio aveva uno scopo catartico e che le rivalità fra allevatori avrebbero dovuto stare al centro della ragione d'essere della corsa. Questo si poteva ottenere nel momento in cui i partecipanti avessero comprato o affittato il cavallo procurandoselo presso uno degli allevamenti. Ma se poi, per ragioni anche di bassa bottega, si fosse finito per utilizzare cavalli di uno o due degli allevamenti e non degli altri, la festa sarebbe stata monca e lo scopo sarebbe venuto meno. Inoltre, l'alleanza fra allevatori e signori del sud, contrapposti a signori e allevatori del nord, non avrebbe approfondito il solco invece che colmarlo. Si dovevano mescolare un po' le carte, facendo in modo che le rivalità si incrociassero in giochi sempre nuovi e in alleanze obtorto collo, sia pure temporanee. Si stabilì così in una delle bizzarre riunioni che si tenevano nel refettorio di Zarubi, allietate da non poca birra di Devin, che ogni allevamento avrebbe portato al palio 3 cavalli e che questi sarebbero stati assegnati ai concorrenti per sotteggio. Ma i concorrenti chi sarebbero stati? Qualcuno suggerì di istituire delle corporazioni rurali, dei carpentieri, dei carbonai, dei fabbri, ma la cosa, ci si rese conto, avrebbe chiesto troppo tempo per prendere in qualche modo piede e nel frattempo i dissidi fra allevatori sarebbero inevitabilmente e definitivamente esplosi. Bisognava inoltre che i concorrenti avessero denaro per pagare le consistenti spese della festa, oltre che l'equus, e chi paga lo fa per un ritorno, che sia in prestigio o in denaro, o magari in ricompense celesti, ma è raro. Dunque, i signori o i mercanti? I mercanti no, vanno e vengono e non si affezionano alle nostre terre. I preti? Ne abbiamo pochi, per fortuna. Allora i signori? Ma a Tommaso l'idea non piaceva molto. Abbiamo fatto di tutto, diceva,
per lasciare questi tagli ai margini dei fatti nostri, perché dargli occasioni di vanto? Si accontentino delle loro prebende. Sì, Tommaso, ma allora chi? I villaggi? I villaggi no. I nostri cinque liberi villaggi si governano quasi da sé, ma gli altri della regione sono frammenti di feudi e comunque sono poveri. È vero, ma se non ci fosse da spendere, se si pagasse in gloria invece che in denaro, l'equis sarà uno del villaggio, un ragazzo, e la festa sarà a spesa di tutti. Ciascuno porterà qualcosa. Ma non è poi che nasceranno rivalità fra i villaggi come fra gli allevatori? Le rivalità fra villaggi già ci sono, ma di poco conto, e anche queste non sarà male incanalarle in una corsa. E magari capiterà che Studienka corra su un cavallo di Stupava e Stupava su un cavallo di Cuti. Sì, ma prenderà piede questa cosa? Certo. Cosa c'è di più attraente di una corsa di cavalli? Una corsa fra i migliori cavalli della regione, anzi di tutta l'Ungheria occidentale. Verranno a vedere le corse da ogni dove, come vengono per i tornei. Verranno dunque da ogni dove per vedere una corsa che si consuma in un giro di clessidra? No, faremo più corse nella stessa giornata, un'intera giornata di corse come si correvano al Circo Massimo a Roma, in modo che la gente si affezioni al cavallo, al cavaliere, ai colori, ma anche alla cucina che i villaggi offriranno o venderanno, alle danze che faremo fra una corsa e l'altra, alla musica. 12 cavalli, 12 villaggi, 12 corse. Ce n'è per un'intera giornata. 12 corse, ma i cavalli devono riposare, e questo era Mesco. Si alterneranno. Ma in che modo? Si stabilirà un regolamento. E chi lo scriverà? È ovvio chi lo scriverà. E Tommaso, stilo e tavoletta cerata, il regolamento lo abbozzò in una notte. Poi, con Cosma, lo mise a punto. E così, fra una proposta e l'altra, fra una birra e l'altra, il palio di Zarubi venne deliberato e si cominciò a fare girare la notizia come di un evento straordinario, di una cosa inaudita che veniva dalle moderne città occidentali. Il regolamento venne infine fissato per iscritto e inviato per la pubblica lettura nei villaggi eletti, ovvero Studienka, Senica, Jablonica, Bilkove, Kbeli, Kucina, Malacki, Rohoznik, Kuti, Stupava e Solosnica. Il dodicesimo concorrente sarebbe stata la comunità dei cinque liberi villaggi, riuniti nella compagnia di Zarubi. Gli equites dovevano essere giovani, non sposati, scelti dal villaggio per palese acclamazione o con voto segreto per evitare pressioni. I cavalli dovevano essere condotti sul luogo del palio, presentati ai giudici, ovviamente 12, che dovevano attestarne la salute e l'età, marchiarli con un sigillo per evitare che fossero sostituiti e affidarli il giorno precedente il palio ai villaggi con pubblico sorteggio, in modo che l'equis avesse il tempo di abituarvisi. Ogni cavallo avrebbe corso 8 volte in gare con 8 cavalli. La geometria dei numeri, quale fascino per Tommaso. Per ogni corsa il vincitore avrebbe ricevuto 8 punti, il secondo 4 punti, il terzo 2 punti e il quarto 1 punto. E poi altre regole sulla partenza, sulle irregolarità da punire, sulla benedizione dei cavalli. Il primo palio in fondo si correva alle rogazioni, sull'uso di briglie, speroni e frustini. La sella no, si sarebbe corso a pelo. C'è da dire che il palio produsse un fenomeno collaterale imprevisto, ma che sarebbe tornato utile di lì a qualche anno, quando dovemmo vedercela con la nuova invasione mongola. Ci capitò di arricchirci di una valida turma di cavalleria leggera. I nostri occhi per anticipare le mosse avversarie e le nostre bende nelle retrovie per tappare i buchi che si aprivano nello schieramento.